Chiediamo l'immediato ritiro del disegno di legge, lapidario il segretario generale della UIL FPL Pippo Calapai nel commentare il disegno di legge presentato all'Arsa dal giovane deputato Luigi Genovese, il cosiddetto Salva Papardo, che prevede l'accorpamento della struttura all'IRCS Piemonte. Una proposta che, secondo il sindacato competente in materia di sanità, non starebbe né in cielo né in terra e che segnerebbe un ritorno al passato senza risolvere il reale problema dei tagli imposti alla struttura diventata nella nuova rete ospedaliera siciliana DEA di secondo livello. Parla di politica inconcludente e di progetto assurdo, Pippo Calapai. Non siamo per nulla d'accordo, perché così come è stata elaborata, di fatto svilisce. Sì, il Papardo è svilito perché lei è stato individuato, declassificato come di primo livello, perdendo 7 strutture complesse. Poi, unendosi all'IRCS di Piemonte, torniamo indietro nel tempo, cioè che le strutture doppioni, il Barduzzo prevede la soppressione, quindi significa nuovamente mettere in discussione quello che abbiamo conquistato del Piemonte. Il discorso è un altro, noi abbiamo detto a chiare lettere, noi vogliamo che il Papardo riconquisti nuovamente la posizione strategica importante che è di secondo livello. Messina è stata fortemente penalizzata, mentre Catania e Palermo, secondo il bacino d'utenza, hanno ottenuto 3 di secondo livello. Messina invece ne ha ottenuto soltanto uno, il policlinico. Perché Messina, ma il bacino d'utenza di Messina che sta che ne è soltanto di secondo livello, sono su 600.000 o 1.200.000 di abitanti. Catania, sommando Ragusa e Siracusa, arriva a 1.800.000, Palermo sommando Trapani 1.800.000, diviso 600.000 a 3 ciascuno. Messina invece 640.000 abitanti in un solo